Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Norman Atlantic, 3 italiani tra le vittime, Erija, 40 cadaveri nel Mar di Giava, Grecia SOS dalla nave passeggeri, uomini armati a bordo. Ci sono anche 3 italiani tra le 12 vittime della sciagura del Norman Atlantic. Si contano anche 2 morti tra i soccorritori. Si tratta di 2 marinai albanesi. Il numero dei dispersi è invece ancora da accertare. Proseguono infatti le ricerche. Complessivamente sono state evacuate dalla nave e messe in salvo 427 persone. Forse altre vittime, dice il procuratore Volpe. 40 cadaveri dei passeggeri dell'aereo Erija precipitato al largo dell'isola indonesiana di Giava sono stati recuperati nel Mar di Giava a sud-ovest dall'isola di Borneo. Nella stessa zona sono stati avvistati anche resti appartenenti all'aereo, mentre un jet militare indonesiano ha visto in fondo al mare una sagoma grande e scura compatibile con la forma del velivolo. Una nave passeggeri a largo di Corfù nel Mar Ionio, battente bandiera Moldova, ha lanciato l'allarme per presunti uomini armati a bordo. Secondo l'emittente statale Nerit, sarebbero coinvolti immigrati illegali. A bordo infatti ci sarebbero 700 migranti. Le autorità greche hanno inviato sul posto elicotteri militari. L'avvocato Navalny, considerato l'oppositore numero uno del Cremlino, condannato a 3 anni e mezzo di carcere con sospensione della pena per malversazione di fondi pubblici. Il verdetto, inizialmente previsto per metà gennaio, è stato anticipato a sorpresa oggi per evitare manifestazioni di massa annunciate dai sostenitori del blogger anti-Putin. I talebani hanno incendiato 2 scuole elementari nel distretto di Khurram, nelle aree tribali del Pakistan settentrionale. Non ci sono vittime. La notizia arriva 2 settimane dal massacro ad opera dei talebani di 150 persone, in gran parte studenti, in una scuola frequentata da figli di militari a Peshawar, nel nord del Pakistan. Capodanno gelato in Italia, anche a San Silvestro, Burian, ondata di freddo artico farà sentire la sua morsa con temperature ancora impicchiate e neve in pianura. Il termometro scenderà nelle ore notturne fino a meno 8-9 gradi al nord e sulle aree interne appenniniche. Fenomeni più intensi sono previsti su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna orientale. C'è anche la Juventus ad animare il mercato invernale. I bianconeri puntano a Chiricas, difensore romeno al quale è interessata anche la Roma. La priorità rimane comunque Rolando.